Santa Bella si chiama. Vediamo che si attrezza bene Marco Racchi, poi c'è l'entrata di Riva che però sbaglia la conclusione, consente il contrapiede catalano, si libera Dan Epifagno e poi c'è Manolo Flores, ha servito molto bene Della Cruz che ha sbagliato. Partiremo dalla cima del campanile di San Paolo, nel cuore della nostra città, nel cuore di Cagliari. Partiremo e ci libreremo sopra le strade, sopra le case, sopra i cortili e conteremo ad uno tutti i canestri che sono appesi nei cortili, sono appesi davanti ai garage, sono appesi sotto i cornicioni. 107 a 89, 4 secondi, 2. Un tiro di Flores dalla grandissima distanza, la Squib ha battuto il Barcellona. Cioè crescere dei giocatori giovani, dargli un'educazione non solo sportiva ma anche scolastica, umana. La pallacanestro è considerata uno degli sport più completi, è il classico gioco, direi, per persone che intelligenti o che se non lo sono consapevolmente mirano ad esserlo. Dopo le Olimpiadi di Berlino, un gruppo di canturini, poi sono i fondatori della Pallacanestro Cantù, decide di iniziare a praticare questo sport, lo fa all'aperto nel cortile delle Sacramentine, e inizia poi una storia che è durata 80 anni. Siamo seri umani, mi manca un carissimo amico che è Tamino Frigerio. Io non le dico più niente. Immaginare quello che uno prova a indossare una maglietta, se poi è una maglietta importante come quella della Pallacanestro Cantù che ha indossato per 12 anni. La sfera, la palla, ancora una volta l'oggetto magico, il pianeta, una pallonessa. Straight, close the shoulder blade, don't change the position of your shoulder blade. Okay, like this. Good there. Vai ad acquistare il giornale, vai a comprare il panino, vai a comprare i fiori, dal fioraio al panettiere, dappertutto si parla di basket. Io avevo una qualità che poi dopo mi è rimasta fortunatamente, che era quella sicuramente di essere capace di fare canestro. Ho conosciuto anche le esperienze di vita brutte, ma che ci hanno permesso di stringerci ancora di più e di stare ancora più legati. Abbiamo posto le basi per questo gruppo. New emotions, new caps, new medals and bring success for our people, for our fans and for our visitors. Fu una partita incredibile, vincemmo di 2 punti a Madrid e qui vincemmo dopo supplementare ribaltando meno 18 con 6 bombe consecutive di Pace Mannion e la vittoria di Pierluigi Marzorati, un mio idolo indiscusso. Non pensavo di andare agli europei, quando invece è finito il raduno, che ha scelto i 12, io facevo parte dei 12. Negli ultimi anni il tifo è anche diventato, ed è una cosa che a Cantù raccontiamo con orgoglio, parte della società. Adesso lo vedete così, ma prima o poi un rumore di passi, qualcuno che arriva, un biglietto in mano, una bandiera. E tutto comincia ad urlare.